Con Fabio Morgan, ideatore e regista dell'ottava edizione de I Nasoni raccontano a Roma dal 20 al 22 settembre 2024. Ben trovato. Ben trovati tutti quanti voi, grazie, grazie Federico. Raccontiamo, cos'è questo progetto? È un progetto che è nato 8 anni fa, nato diciamo per una reazione, nasce dalle ceneri del Teatro dell'Orologio che io e il mio gruppo avevamo diciamo, il piacere e la fortuna, e al tempo stesso la sfortuna di gestire. Dopo la chiusura dell'orologio abbiamo sentito l'esigenza di portare quell'esperienza, insomma tutto quel know-how, tra le persone, tra le strade, tra le piazze, tra le vie, soprattutto nei quartieri un po' più estremi, periferici. E quindi la suggestione nasce dal voler raccontare le borgate, non con un teatro narrativo ma di medesimazione. E l'altra suggestione fu quella che le fontanelle, gli iconici nasoni, avessero visto davanti ai loro occhi tutto l'evolversi dei quartieri, visto che all'inizio anche nei posti più ai margini della città, dalle periferie, tra i baraccati, l'unico fonte di acqua potabile, quindi dove si riuniva un po' di comunità, erano appunto i nasoni. E quindi da questa suggestione è nato questo spettacolo, che è uno spettacolo, come si dice adesso, di storytelling urbano, con una grande ambizione di essere uno spettacolo nazionale popolare, quasi però di tradizione, quindi comunque con un'attenzione ai contenuti e in grado di raccontare un quartiere itinerando per il quartiere, perché lo spettacolo si svolge visitando 5-6 tappe presiedute da questi nasoni all'interno di un quartiere dove interveniamo, quest'anno per esempio racconteremo il quartiere di Spigneto, e in queste varie tappe, in questi vari passaggi si raccontano gli ultimi 100 anni del quartiere, quindi con degli avvenimenti storici nazionali importanti, ma che si riflettono anche in storia del quartiere stesso. Quindi racconteremo gli anni 30, gli anni 40, gli anni 70, gli anni 90 e i giorni d'oggi. Come si articoleranno queste 3 giornate? Lo spettacolo è sempre lo stesso, l'appuntamento al Parco del Torrione alle 8:30, si inizia da lì e all'incirca sono 12 attori che fanno vari personaggi all'interno di questo spettacolo, ci sono all'incirca 40 costumi, per questo ringrazio Alessandra Muscaglia che cura appunto i costumi, come ringrazio tutti quanti gli attori che partecipano a questo spettacolo, che è più che uno spettacolo, è veramente un evento, tutta insomma la squadra che ci segue, perché a livello organizzativo è molto molto importante, perché appunto avvenendo per le strade, per le piazze, per le vie, visto che fortunatamente nel corso degli anni abbiamo creato un consenso intorno a questo spettacolo, diventa anche difficile la gestione. Per questo ringrazio Gianni Varrella, che un po' è il capo produttivo e organizzativo dello spettacolo, di cui gli spettatori non sono semplici spettatori, ma in qualche modo creano la cornice necessaria. Come è stato costruito lo spettacolo, anche vista la presenza di tanti attori e attrici? L'idea drammaturgica avviene in due fasi. Da una parte c'è proprio un abitare il luogo dove interveniamo, e proprio in maniera vecchia antropologi, e io mi metto lì un po' io e altre persone ad ascoltare storie del quartiere, aneddoti, li raccogliamo e poi studiando un po' proprio la storia del quartiere creiamo questo misto tra fantasia o aneddoti veri che poi riflettono appunto i momenti salienti della storia d'Italia e costruiamo la drammaturgia. A livello attoriale gli attori fanno una prova incredibile, perché comunque si devono spostare di scena in scena, quasi tutti sono presenti almeno in 4-5 scene, quindi hanno la difficoltà non solo di interpretare diverse epoche e diversi personaggi, ma anche di spostarsi nelle diverse tappe. E c'è un nucleo storico di attori che sono 8 anni che ci seguono, che lo fanno con noi, e piano piano siamo, siccome è uno spettacolo che interessa non soltanto i spettatori, ma anche a livello attoriale, è uno spettacolo ambizioso, quindi in qualche modo un po' unico sulla città, e tante candidature vengono anche da parte attoriale. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli? Io sono un analfabeta digitale, però sicuramente ho delle persone che mi sostengono. Troverete tutto quanto sul Facebook La Città Ideale. L'appuntamento è per venerdì 21, sabato 22, domenica 23, alle ore 20:30 al Parco del Torrione. Si inizia da lì. 8ª edizione dei Nasoni raccontano a Roma dal 20 al 22 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e regista Fabio Morgan. A presto! Grazie a voi, a presto.